E allora ne parliamo con Carlo Vallotto in collegamento con noi, metalliPreziosi.it. Ben trovato Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, eccoci qui. Allora, oggi è proprio scossa long, come abbiamo titolato anche nella nostra strap, per quello che sta accadendo sull'oro e sull'argento. Partiamo dal gold, che peraltro per molti questo rappresenta anche un chiaro segnale, un chiaro forse no, ma un segnale di un possibile diciamo riassestamento al ribasso del mercato equity. Resta il fatto che oggi l'oro ha toccato un massimo di 1970 e non lo faceva più o meno dalla metà del mese di marzo, quindi torniamo indietro di un mese sostanzialmente. Sostanzialmente sì, innanzitutto chiedo un attimo scusa della telecamera perché non so che cosa sia successo che è così scura, comunque non importa. Scura ma neanche più di tanto, Va bene. A posto, perfetto. Ecco sì, oggi praticamente un po' diciamo che questa settimana insomma ci sono stati c'è una settimana un po' più lenta rispetto a quello che è un po' più diciamo costretta rispetto a quello che è il normale, quindi ecco io ipotizzo che gli investitori diciamo non vogliano prendere posizioni né di rischio né di eccessiva prudenza. La cosa interessante è che a mio avviso al momento i prezzi rimangono all'interno di una candela benchmark, quella del, diciamo del momento in cui sono avvenute le prime schermaglie di guerriglia il 24 febbraio, dove abbiamo visto 1870 come minimo e 1970 come massimo grosso modo, quindi ecco rimane all'interno di questo benchmark, di questa candela benchmark del 24 febbraio, questi $100 di escursione di volatilità che quel giorno colpì l'oro molto violentemente. Dopodiché abbiamo visto l'oro sì sicuramente salire a 2070, però nell'ultimo grosso modo nell'ultimo mese è rimasto proprio fermo 1920, 1900, ha fatto qualche puntatina al di sotto dei 1900. Penso che in questo momento l'oro gli investitori vogliono vederci chiaro, ecco, capire meglio che cosa succede, ovvero dobbiamo guardare ciò che accade nella sfera geopolitica, oppure dobbiamo comunque basarci sui dati macroeconomici, sull'inflazione in crescita, in fuori controllo, anche secondo le parole di Powell dovrebbero addirittura arrivare a 7-8 aumenti dei tassi, se non addirittura maggio-giugno avere dei tassi, un incremento piuttosto importante, 50 punti base. Quindi ecco, credo che gli investitori in oro siano più che mai attenti in questo momento per vedere insomma gli afflussi sugli ETF, sugli afflussi di metallo fisico, la compravendita di metallo fisico è più che mai vivace, quindi diciamo che ecco in questo momento io penso che l'oro se non oggi nel senso lato del termine chiaramente avrà un percorso in qualche modo al rialzo. Ciò non mi stupirebbe, non è che ripeto tra 5 minuti arriverà a $5,000, fatto sta che potrebbe diciamo rimanere tra i 1850, però ecco il percorso diciamo è tendenzialmente rialzista insomma nel prossimo futuro. E anche il grafico settimanale si evince ancora di più in maniera netta rispetto al daily, perché è stato utilizzato i massimi della vigilia, insomma della settimana scorsa, come supporto per andare ad attaccare 1970. Grande volatilità anche per l'argento, Carlo, come spesso accade, a velocità doppia rispetto all'oro, forse ecco sul settimanale si vede meno, nel senso che siamo ancora dentro quell'enorme oscillazione a cui avevamo assistito all'ultima settimana di marzo, però insomma questo è l'inizio e siamo al più 2,5% sopra i $25 l'oncia. L'argento sta vivendo una situazione leggermente diversa. Che cosa è successo? Il London Bullion Market del Platinum, diciamo così, insomma sì, è un po' lunga la parola, il mercato fisico insomma dove c'è platino e palladio, i platinoidi,
ha bloccato venerdì le importazioni, insomma, ha sanzionato in qualche modo le importazioni dalla Russia, le fonderie russe, tra le quali appunto c'è platino e palladio, tutti un po' i metalli preziosi, tra cui anche come sottoprodotto anche del nickel, l'argento. Quindi ecco, l'argento, abbiamo visto l'argento, il platino e il palladio crescere molto. Il palladio stamattina, se non ricordo male, ha raggiunto percentuali notevolmente superiori. Ecco, l'argento molto più volatile dell'oro, il fratello minore dell'oro, 3-4 volte più volatile, lo vediamo rispetto ai 0,75% dell'oro, 2,29, quindi circa 3 volte più volatile dell'oro. In questo momento sta vivendo questa situazione dove ci potrebbe essere mancanza di metallo nel mercato vero e proprio, insomma nel mercato fisico, insomma, cioè quelli che lavorano nel mercato fisico, anche le scorte presso diciamo il London Bullion Market Association. L'LME, insomma, quello che ingloba tutti i metalli anche non ferrosi, ferrosi e non ferrosi. Ecco, l'argento sta correndo molto proprio anche in virtù di questo fatto qui. Tecnicamente è molto 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 bello il fatto che sia sopra la media mobile 200 periodi, sia andato a ritoccarla, a ritestarla proprio in maniera certosina, insomma, il 29 marzo, da di lì poi le quotazioni 23 e 95 il minimo, da di lì le quotazioni sono rimbalzate, adesso siamo circa 1 dollaro e 35, 1 dollaro e 37 per oncia, e quindi ecco, sta salendo bene. Si era formato un triangolo nel daily, un triangolo diciamo di compressione, e da di lì le candele, insomma, proprio nella giornata di oggi, insomma, anche per le motivazioni che vi ho ricordato poco fa, sono esplose al rialzo. Ne hai accennato poco fa ai famosi platino, famosi insomma, perché spesso ne parliamo ovviamente anche con Carlo, platinoidi, quindi platino e palladio. Ed è interessante notare questa cosa. Oggi il palladio ha avuto una fiammata rialzista piuttosto forte, fino a 2528 dollari l'oncia, a pareggiare i massimi, diciamo, del 25 marzo scorso, con guadagno anche oltre i 4 punti percentuali. Adesso si è riaccomodato appena sotto i 2005, che immagino siano un target interessante. E il fratello, non so se anche qui chiamarlo minore perché non è la stessa cosa tra oro e argento, però il platino al contrario invece ha avuto una debolezza molto più evidente, insomma, al punto da averlo fatto scivolare fin sotto i 1000, al contrario del palladio che invece sui 2002, che forse possono essere un livello spartiacque, che invece non è più, diciamo, sotto pressione almeno da fine della settimana scorsa. Un piccolo sunto, insomma, dei loro di sia platino che palladio, anche in virtù, insomma, del titolo che abbiamo segnalato sempre qui in posizione di strap. Carlo. Sì, diciamo che, come vi dicevo poco fa, insomma, tutto ruota intorno alle esenzioni del London Platinum e Palladium Exchange Market, che ha appunto bloccato di fatto. Quindi il settore automobilistico temo che avrà ancora, insomma, molta strada da fare, oltre a riprendersi dal lockdown, dalle poche vendite dei 2 anni di lockdown, eccetera, eccetera. Insomma, quindi eccetera, eccetera, nel senso, l'abbiamo detto tante volte, quindi non vogliamo magari Chiaro. ripeterlo in questo brevissimo spazio. Ecco, la cosa interessante è che decisamente, insomma, la Russia detiene il potere per quanto riguarda le materie prime, tutto il settore delle materie prime, dalle materie prime, dai metalli preziosi ai metalli industriali, agli energetici, naturalmente l'abbiamo sentito, anche il petrolio e quant'altro, grano, eccetera. Solo che in questo momento certamente, ecco, ancora quest'ulteriore limitazione. Insomma, in un mercato estremamente sottile, qual è il platino, il palladio, sono mercati molto molto piccoli, molto di nicchia, insomma, sono estremamente inferiori, sono, passami il termine, una briciola rispetto a quelli dell'oro come tipologia di scambi. Ecco, il palladio abbiamo visto che aveva fatto una corsa enorme fino ai 3.400, 3.500, 3.400 dollari per oncia proprio il 7 marzo, all'inizio di marzo, poi è scivolato, si è appoggiato anche questo alla media mobile 200 periodi. Mi dà un'idea, diciamo, Giacomo, tutta questa situazione qua. Sì.
il fatto che secondo me gli investitori, diciamo che sono due le cose, tendenzialmente un po' anche in base all'esperienza che ho, quando succedono, diciamo, queste, non certo la guerra, che grazie a Dio non ho mai avuto, e spero di non averlo mai in vita mia, di doverla vivere, però ecco, eventi bellici hanno spinto al rialzo magari alcuni settori, e dopo circa un mese e mezzo sono rientrati. Quindi due sono le cose. Secondo me gli investitori prima si sono giustamente in qualche modo innervositi, spaventati, quindi molte delle commodities hanno corso tantissimo. Oggi invece, con il senno del poi, con la calma sopravvenuta, si cerca di vedere effettivamente, di razionalizzare quelle che sono le decisioni. Tant'è vero che, appunto, ricordiamolo ancora una volta, nella giornata di oggi, prima era salito intorno al 5%, aveva avuto un guadagno del 5%, dopodiché insomma è rientrato più della metà, adesso siamo all'1,40%, quindi ecco, sono delle fiammate che evidentemente sono determinate magari da movimenti dettati dalla paura più che da movimenti realmente di deficit di mercato. E dunque la situazione è questa sul fronte dei metalli industriali. Io poco fa, avrete visto, insomma, ho anche fatto cenno al titolo relativo al palladio, ma c'è un piccolo errore mio. Regia, facciamolo pure vedere il titolo 2, così spieghiamo. Carlo, lo vedi anche tu? Palladio sopra 2005, doveva essere platino ancora sotto 1000, ma a volte tendo a confonderli. Però, siamo esseri umani. Siamo esseri umani che possiamo sbagliare. Esatto, e lo dimostriamo anche insomma nero su bianco in questo caso. Beh, insomma, io ti ringrazio, perché comunque devo dire che il mondo delle commodities nasconde insomma un universo davvero interessante e che può toccare tanti ambiti, comprese quelle della vita quotidiana, oltre che quella dei massimi sistemi e di come gran parte dell'economia e della finanza mondiale giri attorno a questi asset. Quindi insomma è stato un piacere ascoltarti, imparare da quello che insomma ci hai raccontato, sia a livello tecnico sia a livello fondamentale, e sicuramente insomma non finirà qui. Grazie davvero Carlo, e alla prossima. Un grande in bocca al lupo e un abbraccio grande Giacomo, alla prossima.